Guarda, la differenza fra Bill Evans e gli altri pianisti è che mentre gli altri pianisti, quando vanno verso un accordo, riescono a pensare uno o due accordi prima di quell'accordo, Bill Evans riusciva a pensare 3-4 accordi, cioè riusciva ad andare molto più indietro. Salve, salve a tutti. Volevo raccontarvi un consiglio, una spiegazione, una cosa che mi ha detto una volta Enrico Pieranunzi, che è stato uno di quelli che veramente mi ha insegnato un sacco di cose. Non le ho messe tutte in pratica, ovviamente, però insomma molte. E lui una volta mi disse questa cosa: si guarda, la differenza fra Bill Evans e gli altri pianisti è che mentre gli altri pianisti, quando vanno verso un accordo, riescono a pensare uno o due accordi prima di quell'accordo, Bill Evans riusciva a pensare 3-4 accordi, cioè riusciva ad andare molto più indietro, cominciare la progressione per andare a quell'accordo da più lontano. E mi fece questo esempio su un pezzo che spero che voi conosciate, che si chiama When I Fall in Love, che fa... Queste sono le prime due battute. Come ho detto anche nel video precedente, ho messo questa opzione della tastierina, quella che si illumina sotto al video, che fa questo fatto che diventa arancione quando la suono le note, ma poi diventa azzurra quando premo il pedale, perché secondo me questa cosa del pedale è una cosa, l'importanza del pedale, del sustain, è una cosa che sfugge spesso, specialmente a quelli che non hanno fatto musica classica. Quindi là vi rendete conto, vedi? Vedi il pedale che fa? Cala l'accordo e poi va al pedale. Il pedale, il sustain è fondamentale per il pianoforte, fa questa magia, lascia il suono tenuto quando muovi le melodie, insomma è una cosa importante. Quindi l'ho messa così magari uno si rende conto di come muovo il pedale. Detto questo, che cosa succede? Io vado, fondamentalmente la cosa è da Mi bemolle a Fa minore. Ok, quindi è Mi bemolle, Do settima, altera Fa minore, Si bemolle. Questo è forse un esempio che ho già fatto in qualche video, ma ormai sono talmente tanti che non me lo ricordo. Forse vi è sfuggito, lo rifaccio perché è una cosa che a me mi colpì molto. Allora, io voglio andare a Fa minore, sto andando a Fa minore, quindi già c'è un Do settima. E fa questo fatto di introduzione, quindi dominante temporanea, vado a Fa minore, c'è il Do settima, che è il quinto grado di Fa minore, che mi accompagna verso questo Fa minore. Allora che cosa posso fare? Posso pensare di allungare questo cammino, mettere più accordi, quindi partire da più lontano per andare a Fa minore. E diciamo, Enrico diceva, qualsiasi pianista, ovviamente pianista insomma come intende lui, potrebbe pensare un 2-5 o un quinto di Do, quinto di Sol settimo. Che cosa ho fatto? Ho fatto precedere il Do da un Sol settima, quindi ok? Quindi questo, prima di andare a Fa, ora abbiamo due accordi. Sto a Mi bemolle, vado a Fa minore. In prima c'avevamo solo il Do, ora c'ho il Sol e il Do. Posso mettere una cosa per andare a Sol a questo punto, e quindi inizio ad arretrare La bemolle settima, famoso sub. Ho fatto un video la settimana scorsa sull'utilizzo dei sub, insomma molto... Ok, quindi che cosa significa? Che significa che ora ho tre step per arrivare a questo Fa minore. Ho fatto il La bemolle settima, ho
fatto il sol settima, il do settima e poi finalmente il fa minore. Ora questo la bemolle settima lo posso anche, per esempio, invece al posto della bemolle settima posso mettere il re settimo, quinto grado normale di sol, quindi. Mi bemolle, partenza, re settima nona bemolle, sol settima, nona bemolle, tredici bemolle, sol settima, do settima nona bemolle, fa minore. A questo punto posso giocare anche con il sol, nel senso che posso mettere mi bemolle, poi re settima per andare a sol teoricamente. E invece di sol settima, siccome sto andando a do, il sub 5 di do, quindi re bemolle settima. Ok? Fino a qua. Quindi ora, per andare a questo fa, prima avevamo un accordo solo, do settima. Ora ce ne mettiamo due. Sol settima, do, fa minore. Ora ce ne mettiamo tre. La bemolle settima, sub di sol. Sol settima, do settima, fa minore. Oppure, al posto di la bemolle settima, re settima. Quindi quinto grado pieno, proprio, di sol. E a questo punto, addirittura, visto che abbiamo fatto mi bemolle re, possiamo sostituire il sol settima con, per andare a do, col sub di do, re bemolle settimo. Quindi viene fuori mi bemolle, re, re bemolle, do, quindi una discesa del basso cromatica che ha il suo interesse. Re settimo, sol bemolle, do. Possiamo addirittura esagerare e andare ancora più dietro, quindi quattro accordi. Mi bemolle, a questo punto la settima, la bemolle, sol settimo, sol bemolle, fa minore. Questo per darvi l'idea di che puoi combinare per andare da un mi bemolle primo grado a un fa minore secondo grado, con tutta questa variante di dominanti, dominanti di dominanti, dominanti sostituite dai sub 5. Io non mi ricordo esattamente, mi sembra che fece questa cosa più o meno questa cosa qua. Chiaramente, diciamo, Enrico ne fece tipo una cinquantina, insomma, una roba proprio. Però il succo è questo qua, questo ancora una volta per farvi avere la percezione di quanto è possibile manipolare la armonia. C'era un'altra, mi era venuta un'altra cosa. Invece qua di andare a fa, invece di fa si, si bemolle, e quindi verrebbe poi una delle tante versioni di questa cosa a cinque accordi, potrebbe essere una discesa cromatica, quindi. Si bemolle, quindi mi bemolle, re, re bemolle, do settima, si maggiore, undici più o si settima, come volete, però secondo me questo è molto più potente, si bemolle. Quindi mi bemolle, re settima, nona bemolle, re bemolle settima, nona undici più, do settima alterato, si settima undici più, si bemolle. Bellissimo. Vabbè, uscito il fatto che ho spiegato inutile, insomma, ogni tanto mi scappa. Chiaro, ecco.
Non so se ne farò altri su questo argomento, ma ho cercato per 4-5 video cercare di farvi capire quanta libertà c'è nel trattare l'armonia. E come sempre, se avete voglia di approfondire queste cose meravigliose, secondo me, video su YouTube, video corsi, armonia base Sant'Armonia, armonia, l'analisi armonica su Musicchese, che sarebbe Sant'Armonia 2, poi Sant'Armonia 3, l'armonia fluida, dove ci stanno un po' di queste cose spiegate anche, diciamo, meglio, più a lungo, e poi in ultima opzione, che io raccomando, i corsi alla Valerio Silvestro Academy, dove questa roba si fa a terremoto e si cresce veramente velocemente. Come sempre, vi auguro un gran divertimento e ci vediamo al prossimo video.